Padova, che cosa ci fa lei qui? Presidente del Consorzio. Buonasera, buonasera. E noi, Presidente, insomma, organizziamo un po' di attività. E innanzitutto qui sono questa sera per omaggiare anche Franco Semeraro, perché queste iniziative per il territorio sono valide, perché sponsorizzare le valenze tipiche locali e diciamo oggi l'attività che va fatta, perché comunque abbiamo delle risorse che sono infinitamente valide e che vanno portate non solo sul nostro territorio ma anche fuori dal territorio. E so che Franco, attraverso anche questa cooperativa, questa cantina, fanno molte di queste cose, e io ovviamente sono al suo fianco per tanti motivi. Speriamo che poi le risorse della terra, le risorse del mare, le risorse che vengono dalla natura finalmente possono anche portare Taranto fuori da questa cappa, perché Taranto è conosciuta soltanto per l'Ilva, ma io dico sempre che c'è un'altra Taranto che magari è quella che è più efficiente, più produttiva e che non è inquinamento. Tutto qui. La prossima manifestazione di inaugurazione? La prossima manifestazione di inaugurazione sarà l'inizio del primo capannone al consorzio Ipredal, che è il nostro consorzio, il consorzio anche dove la signora Angarone diciamo ne è protagonista. E diciamo che sarà anche quella una bella cosa, e diciamo che diamo appuntamento alla prossima iniziativa, che faremo un'altra iniziativa sociale per quanto riguarda i bambini che stanno all'ospedale Nord, lo faremo intorno alla fine di gennaio. Radio Indicare, che ci sarò, la ringrazio. Grazie.